Ciao amici, avete sentito parlare di quinoa? Parlare di chi? Quinoa è il cereale che non è un cereale. Ah, ma non si dice quinoa? No, scusa, come fa a essere e non essere un cereale? Mica è Amleto essere o non essere. Nel video di oggi cerchiamo di conoscere la quinoa, questo cibo speciale. Da dove viene? Quali sono i suoi benefici? Perché è utile usarla? E soprattutto, come si usa in cucina? Alla fine del video avrete nella vostra dispensa un nuovo cibo trendy e sano per farvi bene a tavola. La quinoa è davvero facilissima e velocissima da cucinare. Ah, e vi ho detto che è anche amica della linea? Senti, io sono italiana, mangio italiano, viva la pasta e al resto dico basta. Ma cosa c'entra? Guarda che la quinoa si sposa benissimo con i sapori e le ricette della cucina mediterranea. E poi i nostri nonni e bisnonni hanno sempre mangiato zuppe a base di cereali diversi come farro, orzo, sorgo. Madre natura ci ha donato tanti cibi diversi per nutrirci, non solo la solita pasta della solita marca. Vi faccio un esempio. Vi capita mai di voler mangiare qualcosa di leggero, che non gonfi, però che sentite che è nutriente? Oppure volete fare un piatto a base di cereali, ma di usare la solita pasta o il solito riso proprio non vi va? Cosa fare in questi casi? Ma in questi casi finisce che io proprio non cucino, perché mi prende la noia delle solite cose. Esatto, quante volte ci è capitato? In cucina la cosa bella è sperimentare, variare, trovare nuove ricette sane per reinterpretare i piatti che amiamo di più. E la creatività fa parte del nutrimento, lo sapevate? E per fortuna ci aiuta la quinoa. Se volete saperne di più, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La quinoa proviene dal Sud America e il suo nome botanico è Chenopodium o Chenopodium quinoa. Gli antichi Inca chiamavano la quinoa Chisia Mama, che in Quechua vuol dire madre di tutti i semi. Si tratta di una pianta erbacea della stessa famiglia degli spinaci e delle barbabietole. Ma quindi non è un cereale. Non è della famiglia delle graminacee, esatto. Però contiene tanto amido quanto i comuni cereali. Quindi è un cereale, diciamo, mistero svelato. La quinoa non contiene glutine, importantissimo, ed è ricchissima di proteine. E da sempre è il cibo base della dieta dei popoli che vivono sulle Ande, ad altitudini molto elevate. Infatti resiste molto bene al freddo, può crescere oltre i 3000 metri anche nei terreni così inospitali di quelle zone. La spiga della quinoa contiene tanti semini tondi, proprio come il miglio. Senti, grazie della lezione di storia, ma vorrei sapere, ma che benefici ha? Ok, ti accontento subito. Oltre a carboidrati a lento rilascio, la quinoa contiene proteine vegetali con un profilo di aminoacidi molto ampio. Ha un basso indice glicemico e un elevato contenuto in fibre e quindi è un alleato potentissimo anche per chi vuole stare a dieta o seguire un regime alimentare dimagrante. Contiene minerali come magnesio, ferro, potassio, zinco, che la rendono un cibo ottimale anche per la salute maschile. È ricca di vitamine come la vitamina C e le vitamine del gruppo B e i folati. Ha un buon apporto di acidi grassi come l'acido linoleico. Insomma, la quinoa è un super cibo a tutti gli effetti. Davvero? Non l'avrei mai detto, ma tu come sai tutte queste cose? Mi sono documentata, io leggo libri. Sì, ma con la cultura non si mangia. E figuriamoci con l'ignoranza. Nei miei studi sulla quinoa ho trovato questo libro che è molto interessante, si intitola Quinoa, il superalimento. Proprietà nutritive e squisite ricette. È scritto da Caroline Jones e pubblicato dalle edizioni Il Punto d'Incontro. La casa editrice specializzata in salute naturale, proprio come me, è sponsor di questo video. Nel libro trovate tante fantastiche ricette per iniziare a mangiare la quinoa addirittura a colazione, per chi ama la colazione salata e proteica, come consiglio sempre io, e poi per fare tantissimi antipasti e stuzzichini sfiziosi, delle insalate, delle zuppe e minestre, piatti principali, piatti unici, contorni e anche dolci e biscotti, tutto con la quinoa. Sono ricette facili, veloci, gustose, adatte sicuramente a tutti i palati.
derivati. E ovviamente ci sono anche tutti i benefici di questo cereale, non cereale, pseudo cereale, insomma, della quinoa. Bene, con il video di oggi avete fatto il primo passo per diventare dei super esperti di quinoa, proprio come me, perché io la adoro. Se volete approfondire, vi consiglio questo libro, è davvero ricco e completo e anche molto pratico, potete tenerlo davvero in cucina come faccio io nello scaffalino dei libri con le ricette. E nei commenti scrivetemi se usate già la quinoa o se volete iniziare a usarla e provarla dopo aver visto questo video. E condividete questo video con i vostri amici perché sarà utilissimo anche a loro, sono sicura. Bene, vi ricordo che se volete ordinare questo libro dal sito della casa editrice Il Punto d'Incontro, potete farlo dal link in descrizione e anche accedere al buono sconto di 5 euro sul primo ordine. Se ancora non l'avete fatto, con il libro di oggi questa è proprio l'occasione giusta. Bene, spero di esservi stata utile per aggiungere un nuovo cibo trendy e sano alla vostra dispensa e alle vostre tavole. A questo punto condividete il video, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e cortesemente seguitemi anche sui social, iscrivetevi a tutte le mie pagine, insomma condividiamo e restiamo in contatto. E se volete sostenere il mio lavoro di divulgazione, c'è un piccolo ma gradito abbonamento che potete fare. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con la naturopatia di Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Noia? Cos'è? Video, libro video.